di Grillo in Europa è quella di Monti. Non so se vi rendete conto. Bravo, ecco, questo è interessante. Ecco. L'Alde era il gruppo in cui c'era Monti. Monti. Allora, voi vi rendete conto di che cosa abbiamo parlato finora per 3 anni? Abbiamo parlato di 2 cose che erano esattamente agli antipodi. Invece, improvvisamente... Allora, tutto questo lo paghi anche col proporzionale. Comunque, non è la posizione di Monti, è il gruppo in cui stava Monti. Siamo Lascia precisi... perdere, però... Tieni conto, Monti è caratterizzato soprattutto dalla sua posizione. Dentro quel gruppo c'è Christine Lagarde. Ma c'è Christine Lagarde, stiamo parlando. Infatti è assolutamente disgustata da questa cosa. È la posizione comunque di fatto più ortodossa da quel punto di vista. Ma ha detto che è il vulgarité, i 5 Stelle del nostro gruppo, eh? Comunque, per dirti questo, cosa significa questo? Che noi veramente in questo paese, se tu immagini soltanto quello che c'è stato per far entrare il PC nel Partito Socialista Europeo, con tutta una serie di passaggi, o Forza Italia nel PPE, noi andiamo verso una semplificazione in cui i contenuti reali, i motivi per cui la gente ti vota, non ci sono più e possono essere cambiati da un momento all'altro. E non è un problema che si risolva col proporzionale, perché semmai se arrivi al proporzionale dovresti avere addirittura un atteggiamento di un'identità più forte, in quanto tu hai un rapporto diretto con il tuo elettorato. Quindi mi sembra un paradosso che ha un solo risultato, il distacco, la frattura a questo punto tra l'establishment, in qualunque modo, perché poi a questo punto anche i 5 Stelle fanno parte dell'establishment, perché se governi Roma fai parte dell'establishment, tanto per essere chiari, e l'opinione pubblica, che non ti capisce, non ti comprende più.